Buongiorno a tutti. Come diceva Federico, abbiamo aspettato un po' perché Josh è stato a lungo con la nazionale, per cui la prima occasione abbiamo colto l'occasione per presentarlo. Joshua è stato considerato da quasi tutti gli addetti ai lavori un enfant prodige perché è debuttato nel Bayern Monaco molto giovane, ha esordito facendo gol in quella stagione con 9 presenze e 4 gol. È stato molto precoce e dopo quel bellissimo inizio di carriera si è trasferito a Parma, dove ha vissuto purtroppo un anno travagliato, come l'ha vissuta tutta la società del Parma, che poi alla fine la squadra è retrocessa, i cambi di allenatori, per cui diciamo, in quella situazione di annata sfortunata, nei suoi mesi, perché lui è stato solo 6 mesi a Parma da gennaio, anche lui, causa anche un infortunio, non ha vissuto, diciamo, una stagione particolarmente felice e fortunata, per poi riprendersi l'anno scorso a Bruxelles con l'Anderlecht, dove in una grandissima stagione sua, più che dell'Anderlecht sua, dove ha contribuito con 18 gol, 16 in campionato e 2 in Coppa di Belgio. Nazionale Under 21 olandese, dove gioca col nostro Casius, e noi confidiamo molto, molto in Joshua. Pensiamo che sia uno dei giovani più promettenti e interessanti del panorama calcistico internazionale. Pensiamo che possa giocare con Marko Arnautovic e anche al posto di Marko Arnautovic. Sono giocatori che si assomigliano molto per caratteristiche fisiche, per caratteristiche tecnico-tattiche, e speriamo che possa darci una grande mano. Io avrei finito e lascerei a voi e a Joshua il resto. Prego, grazie. Welcome Massimo Vitali, resto del Carlino. Il solito nuovi arrivati si dice che cosa ti aspetti da questa stagione. Qua in realtà la stagione è già cominciata, ecco, quindi è presto per fare un bilancio, ma ti chiedo com'è andata, visto che fin qui di spazi ne hai trovati veramente pochi. I think for me, just train hard, try to get more minutes, and with the minutes I get, just try to help the team as much as I can, and we'll see from there what else I can do. L'obiettivo in questa prima fase è avere più minuti, allenarmi forte e ovviamente per aiutare la squadra ad ottenere risultati migliori. Buongiorno, Luca Pinkerle, TV Rete 7. Hai già avuto un'esperienza in Serie A al Parma, anche se non è andata bene dal punto di vista fisico. Ti chiedo cosa ti ha spinto a scegliere ancora la Serie A? I think it wasn't necessarily for me Serie A, but more club what I was looking for. I felt good in the talks with Bologna. I had a really good feeling, still have, and I think that's what's the most important for me, to have a good feeling with the club and with the managers, and yeah, that's the reason I wanted to join this club. Non è stata necessariamente una scelta relativa alla Serie A, ma più che al club, nel senso che ho avuto buonissime sensazioni nei confronti del Bologna, dell'allenatore, e questa è la cosa più importante, avere sensazioni verso il club, e per questo ho scelto Bologna.
Ciao, benvenuto Francesco Livorti, Bologna Sport News. Sappiamo che può giocare come sostituto di Marco Arnautovic oppure al suo fianco, ma qual è il ruolo che preferisci? It's a difficult question. Well, last season I played in a two-striker formation, so I think I'm a player who can play. I can help the other striker a lot, so I think I'd prefer to rather play with Arnautovic than play alone up top. La scorsa stagione ho giocato a due nei due attaccanti davanti. Preferisco aiutare sicuramente la prima punta, quindi ti direi in questo momento e preferirei giocare con Marco Arnautovic piuttosto che da solo. E che tipo di giocatore è secondo te Marco Arnautovic? Un bel esempio credo per un giovane. I think Marco is a top player, very strong technical, but I think as well mentally he's an elite player. I talk with him all the time, he's a good example, so yeah, just only good words for him. Posso dire solo belle parole per lui, è sicuramente per me un top player, non solo dal punto di vista tecnico dove è fortissimo, ma anche mentalmente è molto forte. Parlo molto spesso con lui, è sicuramente un ottimo esempio per noi giocatori più giovani. Buongiorno, Deborah Carboni, Emilia Cuori Rosso Blu. Ti chiedo che ambiente hai trovato e come ti stai appunto trovando tu finora a Bologna? I like it a lot here. It's a lot of different languages. I like the fact that there are also players on the team who can speak German and Dutch. Of course, with Jerdy and Denzel here, I found some Dutch people as well. But I think this group is. They accepted me very well. I feel at home. Since day one, I felt at home. And yeah, the city is also very nice. So I'm really enjoying my time here. Una delle cose che mi piace maggiormente della squadra è che si parlano tante lingue, sicuramente l'olandese e il tedesco, con l'olandese mi trovo bene, ovviamente parlo con i miei compagni come Jerdy e Denso Casius. Sono stato accettato benissimo, mi trovo molto bene fin dall'inizio e mi piace molto la città, è molto carina. Ciao, Luca Bartolotti, Repubblica. Hai detto ho scelto Bologna perché ho avuto buone sensazioni per il club e anche per l'allenatore è cambiato anche il modo di giocare, il modulo, ne hai parlato anche un po' durante la sosta nazionale. In questi giorni hai parlato con Motta, che rassicurazioni ti ha dato? Ti ha detto che arriverà anche con questo modulo il tuo momento? E se avessi saputo prima di arrivare che non avresti giocato con Arnautovic, accanto a Arnautovic, ma saresti stato la sua riserva, avresti comunque fatto questa scelta di Bologna? Yeah, it's a different system that he plays, but as a manager I think he's top, I think he's great, I think the team just needs a little bit more time to adjust to the way he wants us to play. For me of course it's a bit difficult because he plays with one striker and Marco is the striker at the moment, but yeah, there's no other choice for me to just give in. I just have to train hard, and every minute I get, I have to just make the most out of it. And yeah, that's it for now. So that I don't know. It's of course a different. There's a different view to it because you want to move somewhere, and then you want to play. And if you know you're not going to play as much.
when you're going to make that step. It's a bit more to think about. But as I said, the talks that I had with Bologna felt very good from the start on. So I think I'd probably still make the step. Ovviamente adesso si gioca in una maniera differente rispetto a prima, però l'allenatore è un top e lo dimostrerà nelle prossime partite, ci basterà solamente allenare forte. Ovviamente per me in questo momento è un momento un po' difficile, nel senso che gioca solamente un attaccante e quindi rispetto a prima ho meno chance di giocare. Per quanto riguarda la domanda se avessi scelto comunque Bologna, in ogni caso ti dico è difficile, perché quando vuoi andare a giocare da un'altra parte ovviamente vuoi essere titolare, vuoi giocare, però comunque le sensazioni sono state molto positive, avrei fatto la scelta comunque nonostante tutto. Ciao, benvenuto Giorgio Burredo, Corriere dello Sport Stadio. Io ti chiedo un po' di questo momento, secondo te che cosa non sta funzionando e soprattutto la prossima gara, se sentite, avvertite che è già insomma una gara complicata e decisiva per voi? Well, as I said, it's for most players they had the previous coach for a long time and the team is just getting used to the new system that we're playing with the coach. I'm confident that the next game at home will show a better performance than the previous matches. What's failing at the moment, I cannot really tell. All we can do is just train hard and yeah, play with courage. And then on match day, just show what we can do. Non è facile adattarsi immediatamente, tutti i giocatori hanno avuto un allenatore, un sistema diverso per molto tempo, si tratta di adattarsi un attimo, sicuramente il prossimo match sarà molto importante, cercheremo di offrire una buona performance, ci basta un po' di coraggio e allenarci in maniera importante durante la settimana. Buongiorno, benvenuto. Leonardo Bosello, Made in Bo TV e Tutto Mercato Web. Ti chiedo se hai parlato con Nagelsmann quando sei partito dal Bayern Monaco e che ricordo hai del Bayern di Monaco, se nel tuo futuro c'è l'ambizione, il desiderio un giorno, quando magari sarai un giocatore di altissimo livello affermato, di tornarci come protagonista. I didn't really have a talk with him, but when the deal was done, I let him know, and he found it a very good club for me, and he was happy for me, and wished me all the best. If I one day want to return back to Bayern, I think everyone would love to play for Bayern at some point. So, yeah, of course, Bayern is still my favorite club and the club that I grew up. So, if I could one day return. It will be a dream come true. Non ho parlato con Nagelsmann prima di venire qua, appena lui ha saputo del fatto che sono venuto a Bologna mi ha scritto ed era molto felice per me, mi ha fatto l'in bocca al lupo. Quale giocatore non vorrebbe giocare per il Bayern Monaco? Ovviamente è il club dove sono cresciuto e sarebbe la realizzazione di un sogno in un futuro ovviamente tornarci. Mi attacco subito a questa risposta. Quest'estate il Bayern ha fatto partire Lewandowski, hai fatto la pre-season con il Bayern, ma hanno preso un 2005 davanti. Ti è dispiaciuto un po', dopo essere stato comunque in grande forma con l'Anderlecht, non essere scelto dal Bayern per continuare la stagione? Non so come rispondere a questa domanda. I didn't feel bad about it because it was from the start that Bayern knew and I knew that I was gonna make a move, and of course I feel bad about it. I don't feel bad about it because it's my own path that I'm walking, and of course you want to play for Bayern, but it was pretty known already, so there was no bad feelings for Bayern to get a striker
Born in 2005, there's no hard feelings there. Non mi dispiace per il semplice fatto che si sapeva prima che io sarei andato via in prestito in un'altra squadra, quindi a riguardo non ho sensazioni negative, non mi dispiace. Hai un idolo, un modello con la quale sei cresciuto? Who's your idol? Ronaldinho. Benvenuto Alessandro Mossini, Corriere di Bologna e Radio Nettuno Bologna 1. Ti chiedo come stai fisicamente adesso, nel senso che tu hai fatto tutta la prestagione col Bayern, poi magari insomma, adesso hai iniziato ormai da quasi un mese a giocare qui o comunque ad allenarti qui, e ti chiedo anche se magari parlando con Thiago Motta vi ha anticipato che magari prossimamente ci potrebbe essere di nuovo spazio per un attacco a due. Physically I feel good. Of course it's different to have game rhythm, that's something else. Which is the only thing that I kind of lack at this moment. And no, I haven't spoke about if there's a possibility to play with two strikers again. Mi sento bene fisicamente, ovviamente non ho la forma di chi gioca tutte le partite, questo aiuterebbe. Non ho parlato con il coach riguardo al fatto di tornare a due in attacco. Quando sei arrivato a Bologna conoscevi già qualche giocatore di nomea? Ci avevi giocato insieme forse con Cassius già in Under 21? Avevi fatto qualche chiamata prima per sapere se Bologna poteva essere l'ambiente giusto? I spoke to Yerdi. I've known Yerdi since I was 13, I think. So I spoke with Yerdi before I came here, and when I was in national team, there was no talks with Bologna, so I didn't speak with Denzel about it, only with Yerdi. Ho parlato con Scouten, lo conosco da quando ho 13 anni. Non ho parlato con Denzel prima di venire qua, perché quando eravamo in nazionale non c'era ancora la trattativa per venire qui al Bologna. How did you know Yerdi since you were 13? Come l'hai conosciuto Yerdi? We used to play at the same club. Out of Den Haag, and we were always on the bus together because we live in the same city. So. Viviamo nella stessa città, abbiamo giocato per la stessa squadra, ed eravamo anche vicini del pullman. Ti chiedevo semplicemente chi è Joshua Zirkzee fuori dal campo, cioè a 20 anni tutti vivono con i social, anche a 50, ecco, ma voglio dire, chiedo, tu sei cresciuto in un club dove c'è molto la filosofia del lavoro, ecco, tu fuori dal campo che ragazzo sei, cosa fai? Stai più sul campo per fare un allenamento e provare a calciare una punizione? Ti piacciono, vivi molto sui social? I don't like social media. I train, stay long hair, go home, walk my dog and I go inside, play PlayStation. Non amo particolarmente i social, vengo qui, mi alleno, torno a casa, porto fuori il mio cane e poi torno e gioco un po' alla PlayStation. Una curiosità, con l'Empoli lo consideri un errore quella traversa colpita nei minuti finali? And it was kind of difficult, it was out of reaction, but I can consider it a mistake, yeah. I think I should score that one. Yeah. Era comunque difficile, ma sicuramente potevo fare meglio, possiamo considerarlo un errore. Cioè, quando si cambia l'allenatore è sempre il segnale di una falsa partenza, no? E quindi sono dinamiche che nel calcio non sono nuove, ecco. Non ti chiedo se ti aspettavi questa partenza difficile anche della tua avventura in un momento così complicato, a cui in parte anche tu, devo dire, hai contribuito, nel senso che sei parte di questo club, sei responsabile dell'area tecnica e quindi anche le scelte sull'allenatore immagino che siano state condivise. Cioè, che succede? Il tifoso è molto preoccupato vedendo questa classifica. Bene, diciamo che
non ha tutti i torti, se uno, il tifoso, chiunque, guarda la classifica e vede i numeri, c'è da preoccuparsi. È normale che quando c'è un cambio di allenatore è una sconfitta per tutti. È una sconfitta per la società, una sconfitta per i giocatori, è una sconfitta per l'allenatore, è una sconfitta per tutti. Si spera sempre di non arrivare a una decisione di questo tipo, però purtroppo la consuetudine è quella di cambiare l'allenatore. È stata, come già stato detto dal direttore Finucci, una decisione soffertissima, però questo è il passato, adesso c'è il presente è Thiago Motta. E Thiago Motta è arrivato e ha avuto 6 giorni per lavorare per la partita di Empoli, che purtroppo non è andata bene, dove siamo stati, secondo me, anche sfortunati, al di là di qualche colpa, ma sicuramente anche sfortunati, col palo, con la traversa, con alcune situazioni. Dopodiché abbiamo avuto la sosta, dove abbiamo potuto lavorare, però è un lavoro relativo, perché quando c'è la sosta mancano i nazionali, e a noi ne sono mancati 11-12, se non ricordo male. Per cui anche questo per Thiago Motta non è stato di grande aiuto il fatto delle nazionali, che è sempre una bella cosa avere i nazionali, però quando sei in una situazione di questo tipo diventa invece non positiva e più penalizzante. Detto questo, bisogna andare avanti, chiaramente si spera che il lavoro dell'allenatore porti frutti nell'immediato. Bisogna mettere in preventivo che ci vuole un po' di tempo, però la speranza è che questo tempo sia meno rispetto a quello che abitualmente ci vuole. Speriamo da subito. È normale che ci siano delle riflessioni da fare. Se siamo in questa situazione, ci saranno sicuramente dei motivi. Noi dirigenti siamo in questo ruolo, abbiamo questo ruolo per individuare i problemi e risolverli. Per cui stiamo lavorando per questo. Se guardiamo i numeri, io sono andato a vedere Udinese-Verona e facevo Verona-Udinese. E facevo delle riflessioni. L'Udinese l'anno scorso ha fatto 47 punti, il Bologna ne ha fatti 46. Più o meno, diciamo che il valore tecnico poteva essere lo stesso l'anno scorso, lo dicono i numeri. Oggi ci sono due squadre che dopo 8 partite, una ne ha 19 e una ne ha 6. C'è la differenza di 13 punti. E io non riesco a capire il perché, onestamente. Sono arrivato da poco, devo capire tante cose, sono stati 3 mesi di studio, di lavoro, di studio, di decisioni, ma soprattutto di studio. E al di là del valore tecnico dell'Udinese, che oggi è la sorpresa del campionato e sono convinto che arriverà in fondo nel senso in alta classifica, non riesco a capire il perché dei 6 punti dell'Udinese e del Bologna, scusate. E nonostante il mio ruolo imponga che devo cercare di capire velocemente
e devo dare delle risposte e risolvere delle problematiche. Sembra una squadra completamente diversa da quella dell'anno scorso in Bologna, onestamente. E l'allenatore ha questo importante compito di trasformarla e riportarla sui livelli delle passate stagioni. Oggi la proiezione del Bologna, se dovesse continuare così, è 28 punti. E io credo che non sia il valore della squadra. Sicuramente non è il valore della squadra. È vero che abbiamo perso 3 giocatori, ma uno, Teate, era esordiente in Serie A. Abbiamo perso Svanberg, che era un titolare, e abbiamo perso Icchi. Poi tutti sappiamo perché li abbiamo dovuti perdere, e abbiamo perso Icchi. Io penso che siano stati adeguatamente sostituiti, io penso che la squadra sia stata completata adeguatamente per quello che è un campionato di Serie A, però ad oggi i risultati dicono che ci sono delle grandi difficoltà. Ma siamo fiduciosi, Tiago sta lavorando molto bene, lavora 12 ore al giorno, la squadra penso che abbia capito, anzi ne sono certo, il momento, e domenica abbiamo la possibilità, sabato anzi, abbiamo la possibilità di far vedere qual è il nostro vero valore. È una partita non decisiva, ma importantissima, perché dopo ne mancano, oggi ne mancano 30, dopo sabato ne mancano 29, la Salernitana insegna che si possono cambiare i destini in brevissimo tempo, per cui senza fare dell'allarmismo, però grande attenzione, bisogna avere grande attenzione al momento e cercare di ribaltarlo. Basta, non servono niente i giornalisti con te. Cosa che devi dire, avete tutto. Penso che in questo momento bisogna essere sinceri e affrontare i problemi con coscienza. E la nostra coscienza dice che ad oggi quello che abbiamo fatto non è bastato, perché abbiamo 6 punti, e la coscienza dice che dobbiamo fare tutti di più. Tutti di più. A partire da sottoscritto e a cascata tutti gli altri. Nessuno qua dentro è contento, chiaramente. Penso che lo capiate e lo immaginate tutti, perché le aspettative erano diverse, però oggi la realtà è un'altra. E la realtà dice che abbiamo 6 punti in 8 partite. Posso chiedere se si aspettava all'inizio dell'anno, soprattutto penso al giorno della sua presentazione, no? Quando anche il patron le chiese, si parlò di una certa quota di punti, se si aspettava di dover fare un mercato tra virgolette così di sofferenza sul piano economico, nel senso un mercato di grande rientro più che di reinvestimento, non dico totale ma massimale di quello che veniva poi incassato, visto che si è parlato anche poi di 2 giocatori da uscire, poi alla fine sono usciti da cedere, sono stati ceduti 3. Se una parte di questo processo complesso è anche lì. Io quando sono venuto sapevo perfettamente che sarebbe stato un anno in cui si doveva vendere e parte, non tutto, sarebbe stato reinvestito. Però io sono convinto che il mercato alla lunga possa dare dei ritorni positivi.
e purtroppo, come è stato detto nel momento dell'esonero di Sinisa, tanti sono arrivati all'ultimo. Questo purtroppo non dipende da Bologna, non dipende, dipende dal mercato, dipende dalle situazioni, e per cui avremmo tutti voluto avere i giocatori prima. Gli allenatori sono i più felici quando riusciamo a costruire la squadra in tempi brevissimi, però il mercato non, a volte non lo permette, e soprattutto il mercato quest'anno del Bologna è arrivato lungo per tantissimi motivi che non dipendono dal Bologna, dipendono Lokomi l'abbiamo trattato 2 mesi e solo alla fine siamo riusciti a prenderlo, con rischio di perderlo tra parentesi, però era una scelta, che una strada che stavamo percorrendo da 2 mesi. È per dire che non li decidiamo noi i tempi, mentre dico Gianni, se l'abbiamo deciso in un giorno l'abbiamo fatto, ma era scadenza di contratto ed è stato decisamente più facile, e su tanti altri giocatori le tempistiche non le dettiamo noi, le subiamo. Salve, buongiorno. Le chiedo sulle tante differenze sulle quali sta ragionando tra Udinese e Bologna. Una di queste può essere l'atteggiamento dei giocatori, perché si immagina non siate stati contenti della prestazione di Torino da quel punto di vista. Ma allora, dicevo prima che se siamo in questa posizione è perché abbiamo tutti fatto degli errori. Dobbiamo risolvere alla svelta. Adesso dire chi ha sbagliato, quando ha sbagliato, perché ha sbagliato, non è giusto. Dobbiamo cercare di correggere dove sappiamo di aver sbagliato, perché siccome siamo persone, come dicevo prima, coscienti, dobbiamo capire dove abbiamo sbagliato tutte le componenti del Bologna e porre rimedio.